Podcast 2019, siamo nell'area del campionato del mondo dei maestri del lievito madre e ci troviamo in compagnia del premiato per la critica Salvatore Gabbiano. Salvatore, complimenti. Grazie, grazie veramente. Che dire, un'emozione unica. È un'emozione che viene fuori da un'intera mattinata di lavorazione carica di tensione, carica di attesa per la proclamazione del vincitore. Come hai vissuto queste ore? Ma sicuramente con serenità alle prime ore del mattino. Poi man mano che si andava avanti, non so, vedevi la giuria, veramente una giuria sia della critica che professionale di altissimo livello. E mi veniva sempre più ansia perché come dire, il livello era altissimo anche dei partecipanti, dei colleghi, veramente era difficile, difficilissimo, ma il momento in cui hanno richiamato 5 panettoni per riassaggiarli, che secondo loro erano quelli che potevano andare in finale, io avevo riconosciuto mio figlio in mezzo a tanti bambini, l'avevo riconosciuto e aveva quel numero 16. Il momento in cui è stato richiamato quel numero 16, e allora là mi è battuto il cuore per tutto il tempo che loro hanno riassaggiato quel prodotto, fino a che poi la proclamazione, che è un momento unico che, se posso permettermi di dirlo adesso, la dedico veramente sia alle quote rosa della partecipazione a questo concorso, sia a tutti i colleghi che come me mettono sempre il cuore, oltre al lievito e a materie prime di qualità, in questo lavoro che facciamo. Tu provieni da Napoli. A Napoli certo fare il panettone non è un'abitudine. Essere premiato in qualità di campione del mondo del panettone tra i maestri del lievito madre certamente ti deve inorgoglire ancora di più. Ma sicuramente non è semplice, nel senso che non è un punto di arrivo. Non è che si mette un quadro al chiodo e basta, fai lo spavaldo, ma è un punto di partenza. È un punto di partenza che ti dà sempre più responsabilità a portare avanti questo lavoro di qualità, perché oggi ancora di più siamo sotto i riflettori, quindi si porta avanti realmente un prodotto che ci ha lasciato la storia di tanti anni e noi abbiamo questa responsabilità di consegnarla un domani al futuro, quindi noi possiamo soltanto trattarla bene. Grazie Salvatore. Grazie a tutti voi, grazie.